Push è il titolo del disco di Judy, con la quale oggi parleremo di musica. Ospite in studio Judy, benvenuta. Benvenuta, grazie. Allora, Judy Push, tutti i nomi stranieri, pur essendo tu napoletana, cominciamo a mettere il dito nella piaga, cioè quello che è uno dei problemi ormai storici per i napoletani, quelli di dover emigrare per potersi far ascoltare. Tu, insomma, con tanto lavoro e tanta dedizione, sei riuscito a fare il tuo, definiamolo, primo disco da solista? Sì, il primo disco da solista in gruppo con la mia musica. Cosa che, insomma, diviene un po' difficile riuscire a realizzare qui dalle nostre parti. Tu, pur avendoci provato tanto tempo, non sei riuscito ad approdare a una professione della songwriter. Insomma, hai dovuto emigrare, andare in Francia, vivere in Francia, lì ormai vivi da tanto tempo, lì in Francia sei riuscita a ottenere uno status symbol, quello della musicista. Quello della musicista, era cantautrice, rock. Rock e anche soprattutto quello che cercavo di essere da tanto tempo qua a Napoli. E in effetti, insomma, le difficoltà, invece i vantaggi di essere in Francia e riuscire a fare il proprio lavoro, dove si concretizza? Che cosa ha fatto sì che, insomma, ti spingesse a scegliere la Francia e a percorrere, insomma, questa strada? La Francia, diciamo che è un paese in cui la musica d'autore e soprattutto di gruppi emergenti è molto più facile potersi esprimere e poter esprimere dal vivo, soprattutto per quello che vuoi portare come musica veramente tua. Diciamo che è anche una condizione proprio sociale, cioè tu sei riuscita ad ottenere anche questo status di musicista perché esistono delle regole, dei vantaggi anche dal punto di vista lavorativi, cioè quando si riescono a fare dei contratti, quindi si riesce a ottenere un lavoro, è possibile avere una particolare qualifica in Francia, come viene definito? Come dicevi? Intermittente di spettacolo. Intermittente dello spettacolo. Una sorta di precario dello spettacolo, no? Diciamo che sì, il precario sì, in Italia è visto come precario, il musicista, ma in Francia è proprio un lavoro. Quindi uno riesce, diciamo, a ottenere uno status e quindi dei vantaggi, delle tutele anche. Proprio un vantaggio di un lavoratore, di un vero lavoro. Come, cioè degli ammortizzatori, come da noi si chiamano ammortizzatori sociali, voi riuscite ad averli in Francia normalmente. Normalmente. Mentre qua invece siamo no, ancora qua a Napoli, all'età della qua pietra. In Italia è un po' più difficile, sì. Entriamo invece un po' più nello specifico di questo disco, Push. Che cosa c'è da spingere? Allora, Pusha, c'è la nostra spinta verso qualcosa di nuovo che abbiamo intenzione di fare con questo trio che ho qua, che ho là in Francia. Uno stile di musica, diciamo, che riprende un po' il rock degli anni 90, che si è un po' perso per strada negli ultimi 10 anni, che cercavamo di riportare addirittura in chiave trio, perché è un po' più difficile trovare dei trio rock. Poi anche, insomma, per te è anche una certa responsabilità, perché tu canti, suoni la chitarra, scrivi, quindi insomma ti sei preso un bel peso e... Diciamo che l'ho sempre fatto, quando sono arrivata in Francia ho voluto integrare nel gruppo questi due musicisti, bassista e batterista, per aumentare, diciamo, la potenzialità del rock di quello che cercavo di fare in Italia con anche più musicisti. Il trio con loro è stato veramente un push. hai trovato facilmente questi musicisti? Ti hanno accolto con favore? Cioè essere, insomma, band leader, tu che sei una donna, poi vieni dall'Italia, invece loro sono francesi, ti hanno accettato? Mi hanno accettato benissimo, anzi è stato veramente molto, è molto bello suonare con loro. Loro mi hanno portato veramente molte, molte cose. Quello che mi mancava. Il fatto di venire da Napoli ti ha dato anche qualche... sì, di essere italiana, essere napoletana, la pizza, un qualcosa, la pizza, la mozzarella, sì, sì. Immagine napoletana, te l'hanno chiesto ogni tanto? Era no, sono io che dico che sono napoletana, Non sei stata costretta a fare per forza le canzoni classiche napoletane? No, assolutamente, però mi dicevano ero Stramazzotti, Umberto Toxi, invece no, scusatemi, sono napoletana. Parliamo un po' questo è un EP, ci sono 5 brani, e uno è anche in italiano. E uno in italiano, giustamente, perché comunque in Francia la musica italiana è vista abbastanza bene. Loro amano molto la sonorità, la langue chantant dell'italiano, e quindi comunque portare un pezzo in italiano l'abbiamo visto come qualcosa in più rispetto a qualcosa che poteva essere un disco tutto in inglese.
portare quel pizzico di sale in più, diverso in questo un marchio doc, insomma, esatto. Quello italiano. Anche se comunque è l'unico pezzo italiano che abbiamo nel repertorio. La possibilità di suonare lì in Francia è, insomma, abbastanza agevole, tu che vieni insomma, da una gavetta anche dura, di quella dei club che si fanno da queste parti. Sì. Come funziona invece? No, è diverso perché ti proponi a un qualsiasi bar, a un qualsiasi, anche comune addirittura, cosa che fosse bar comune col tuo disco, loro ti ascoltano, se trovano che la tua musica è passabile. Uguale a quanto, come succede, identico, come preciso. Ho capito, vabbè. Allora, in bocca al lupo e auguri per il tuo questo nuovo disco. Speriamo magari di ascoltarvi dal vivo, se riusciamo ad organizzare qualcosa per potervi ascoltare dal vivo. Un grande piacere. Insomma, sia dalle immagini di YouTube sia dal disco si sente un bel sound, un bello tosto come. Sul palco è ancora più movimentato, diciamo. Bene, allora piacere di ascoltarvi dal vivo prossimamente. Grazie mille. Grazie di essere stato nostro ospite. Grazie a te. E con il disco di Judy oggi abbiamo parlato di musica.